Oggi l'opera e la musica classica ha un problema di comunicazione, ovvero una volta tutti i mezzi di comunicazione ne parlavano, era musica pop. Oggi la musica pop è altra e questa musica tende un po' a perdersi, soprattutto nel paese in cui è nata 500 anni fa. Quindi il progetto è di portare l'opera italiana is in the air, perché è fuori dai teatri, per far innamorare la gente che non ha la possibilità di comprare un biglietto, di andare a teatro, e soprattutto anche per i giovani. Noi a New York usiamo le prime parti del Metropolitan Opera, gli studenti della Juilliard, della Manhattan School of Music, la stessa formula l'abbiamo adottata qui con le prime parti del San Carlo, Conservatorio di Benevento, e cantanti dell'Accademia della Scala. Vogliamo che i giovani si identifichino e apprendano anche questo, che è un lavoro durissimo, perché la musica classica, insomma, dà grande soddisfazione, ma è un impegno enorme. E in più ha una bellezza che, insomma, è inutile dirlo, poi ci ascolterete. Dal Central Park di New York alla patria del bel canto, il progetto divulgativo del maestro Alvise Casellati arriva in Italia, va in scena venerdì sera alle 21 nella Galleria Umberto I di Napoli, con ingresso gratuito. Opera italiana is in the air è un gala lirico popolare che vuole portare la grande opera italiana alla facile ed ampia fruizione per avvicinare una platea più numerosa di spettatori. Rigoletto e Tosca saranno i protagonisti della serata, realizzata insieme con il Teatro San Carlo. È una delle più importanti città al mondo per la cultura, quindi in Europa non potevamo che cominciare da qui. Parte il Teatro di San Carlo, tutta la musica del Settecento, Paisiello, Rossini, che è stato direttore artistico qui. Questo è un pezzo di cultura e di storia così importante, e poi il cuore dei napoletani. Un altro momento di internazionalizzazione della grande universale cultura di Napoli, in questo caso davvero in un campo che è il nostro primato, il nostro orgoglio. E nel corso di questi anni lo sforzo per avvicinare l'arte, la musica, i momenti più alti della creazione dello spirito umano ai nostri concittadini, al popolo, alla gente semplice, è uno sforzo che credo ci abbia contraddistinto, e questa iniziativa va esattamente in questa direzione. Quindi abbiamo sentita subito congeniale a quelle che sono le nostre politiche culturali.